Buongiorno, ho letto un link raccapricciante dove parla di una donna, pseudodonna, una merda, che praticamente ha ucciso la figlia, il figlio che cazzo è, perché gli impediva la carriera di manager della Porsche. Ora la tua carriera andrà a fare in galera, la tua carriera sarà la lesbica delle castolane, mi auguro, contro tua volontà, merda di femmina. Ma dico che con tutte le opzioni che ci stanno, abbandono del figlio, magari lasciare in un ospedale, qualche famiglia che ce n'ha bisogno, che ha bisogno di un bambino e non può averlo perché è sterile, magari il marito, lei è sterile. Cioè, ci sono tante opzioni per liberarsi di un bambino, no? Di una bambina, senza ucciderlo. Invece no, queste, anche le malate di mente, queste persone, queste donne, pseudodonne. Poi dicono l'uomo è violento, l'uomo, la maggior parte degli omicidi dell'uomo, delle donne, cioè dei bambini, vengono ammazzati da donne, dalle madri. E poi nessun uomo si sogna di incriminare tutto il genere femminile. Invece, quando succede un femminicidio, quelli su 40-50 all'anno succede questo fenomeno, come dicono emergenza femminicidi, questi uomini sono così violenti, c'è cioè questa psicosi che basta un po' a fanculo di un uomo, subito queste donne del cazzo hanno paura. E io, praticamente, anche nel mio studio, ho anche discusso con la mia psicologa, che cambierò molto probabilmente per la revisione. Dico io, porca puttana, no? Voi siete pericolosi, siete malati di mente. Ammazzare il proprio figlio vuol dire che siete proprio. Ma io ho visto madri che non hanno pietà dei propri figli, madri che se ne li abbandonano, madri che uccidono i figli, cioè lo siamo arrivati qui. E nessun uomo ha mai detto questo è il genere femminile da condannare. Invece, quando succede qualche femminicidio, quelle rare volte che succede, perché è raro, su un paese di 60 milioni è già molto, che cioè 40-50 omicidi all'anno non è che siano chissà quanto emergenza. Il maggior numero di suicidi sono dell'uomo, sempre gli uomini in carcere, quello che è, sono uomini che si ammazzano. I morti sul lavoro sono uomini, gli omicidi, la maggior parte, sempre uomini, la maggior parte che muoiono. E non mi pare che ci sia, si parla di emergenziale. I privilegi, sempre le donne. Basta avere una figa, puoi fare quello che cazzo vuoi oggigiorno. Basta fare anche la mandata. Io ho visto quel video di quella troia, così devo chiamarla, Michelle Comi, che avrebbe detto: io voglio il fidanzato che mi porta un hotel 5 stelle, se no anche lo vedo, un autista privato. Ma vai a lavorare! Ma vai al lavoro, ma che cazzo sei tu che devi fare la mantenuta del cazzo, il coglione che ci sta presso a te spende tutti questi soldi perché tu c'hai la fica. Sì, sarai pure carina, quello che vuoi tu, ma questo non giustifica che vuoi fare le mantenute. Onore alle donne che spartono giusto con i propri uomini, che dividono i compiti con i propri uomini, che dividono il compito con loro, anche quanto riguarda la cosiddetta il cosiddetto conto, perché ci sta all'inizio che l'uomo paghi. Ovviamente non è che la donna deve pretendere che l'uomo paghi, l'uomo deve farlo per galanteria, così l'ho detta galanteria. Poi dopo, ovviamente, visti i tempi di oggi che c'è emergenza, crisi, la donna dovrebbe venire anche incontro al proprio uomo e dire: aspetta, cocco mio, se io prendo uno stipendio, tu puoi, non è che prendi chissà quanto, facciamo, dividiamo il conto, cioè 100 euro, invece di spendere 100 euro tu facciamo 50 euro a testa. Così dovrebbe funzionare, onore a queste persone e non le mantenute del cazzo.